Assessore Renzi, tutto pronto per il ritorno della Fiera del Cassero e quest'anno la concomitanza con l'inizio delle festività natalizie mette il comune nelle condizioni di presentare un centro diverso, no? Assolutamente sì, allora devo partire da una data che era stata spesa per questa fiera, che era inizialmente il giorno domenica 17. Purtroppo o per fortuna non so, però a causa delle elezioni non possiamo assolutamente avere concomitanza di una fiera che si svolgerà proprio in Corso del Popolo e la presenza degli uffici elettorali nella stessa data. Quindi siamo stati costretti a modificare questa data, che è stata anticipata al giorno 10. L'anticipo al giorno 10, domenica 10, non è però una cosa casuale, lo abbiamo voluto fare perché proprio per quella data è prevista l'apertura degli eventi natalizi. La ruota panoramica che stiamo allestendo da qualche giorno è sotto gli occhi di tutti già e nel fine settimana del 9 e del 10 si inizieranno ad accendere le luci natalizie. Quindi ci sarà una Fiera del Cassero che si svolgerà, ripeto, in Corso del Popolo e più precisamente prenderà l'area di Corso del Popolo, Largo Franklin, Via dell'Annunziata e l'altra via che scende, diciamo, verso la vecchia anagrafe e sul Largo Franklin, area più volte messa sotto osservazione da questa amministrazione, verranno posizionati soltanto banchi senza track e non alimentari. Questo per preservare la pavimentazione che ha dato se qualche segno di cedimento. Quindi ci saranno soltanto banchi, per così dire, leggeri. La fiera si prospetta quindi un evento nell'evento. L'evento, la tradizione la vuole in questo periodo, ma quest'anno forse sembrerà più una fiera di Natale, più vicina al Natale, proprio perché qualcosa intorno si muoverà in questo senso.